Il mio limite era obiettivamente quello di trovare un vero posto da chiamare casa. Però qui mi ci sento, un po' perché sento comunque l'energia del nonno che ha creato tutto questo, sempre con me, che mi protegge. Ho viaggiato molto, ho avuto la fortuna di poterlo fare grazie comunque ai miei genitori che mi hanno sempre lasciata libera di andare alla ricerca di situazioni, di posti, di me stessa anche. Ok, sono qui, sono a casa mia, in realtà è la casa che ha costruito mio nonno per momenti di condivisione, per condividere. In questo caso anche la musica. Tra un po' arriveranno i miei amici, le persone con cui scrivo, comunque la fortuna di fare bella musica e creare anche tanti bei momenti. Quindi vi tengo aggiornati e ci vediamo presto. Ciao baby. Ciao raga, che bello che siete qui. Andiamo, 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 tutto bene, voi? Quanto ci avete messo ad arrivare? Sono felice di aver portato degli amici con cui ho la fortuna di lavorare per scrivere un po' quello che è il mio nuovo capitolo musicale, quella che sono io adesso emotivamente, psicologicamente. Serve altro? È il tuo computer. Ok. Prese, cavi, siamo a posto. C'è tutto qua. Benissimo, arrivo col computer. Il modus operandi che adotteremo sarà un po' quello dell'home studio in varie situazioni, quindi magari ci sarà un gruppo di lavoro composto da un produttore e un autore. Un altro fatto da due produttori che collaborano insieme, un autore. E io diciamo che girerò di gruppo in gruppo, ovviamente collaborando con tutti, quindi sarà anche un modo magari più veloce di buttare giù idee, di passare da una canzone all'altra. Da un certo punto di vista, non so cosa mi aspetterà, perché io lavoro sempre ad un brano alla volta. Abbiamo strofa, strofa B, pre-chorus, usiamo la parte dell'intro, ci guardiamo negli occhi e iniziamo senza dover neanche definire degli orari lavorativi, perché non è lavoro questo, la musica non si fa meccanicamente. Ed è appunto per questo che ho chiesto a tutti di venire, di omaggiarmi con la loro arte, con la loro presenza. Per me è una celebrazione questa, è una grande festa, è un carnevale, è tutto quello di più vero che io potessi chiedere per questa settimana di scrittura. Prova ad alzarlo, fai una nota più lunga, più alta. Tocca piano. Ok. Aprilo, prova ad aprirlo così. Amami come se fossimo sincero. Vincenzo. È quella nota un po' più, diciamo, anche tecnica del gioco, cioè lui riesce a giocare molto con le parole, a rendere anche sfizioso il lavoro. Siamo partiti dalla base di Simone, ha buttato giù un beat dove Gaia ha scritto diverse top line, abbiamo scelto quelle che ci ispiravano di più, quelle che ritenevamo più forti per la strofa. Tendenzialmente parto sempre da un beat, lo butto giù con il produttore con cui lavoro, in questo caso Simone, troviamo una bella idea per gli accordi, quindi poi posso appoggiarci delle melodie che
diciamo, creo un po' freestyle, quindi le invento, poi vado a fare una selezione delle migliori e lì inizio a costruire il testo. Stasera, andando verso sulla chiusa, stasera, tipo, stasera, io e Simone ci capiamo immediatamente, tiriamo fuori il meglio di noi quando siamo insieme, quindi cerchiamo di stimolarci a vicenda. Ho cominciato a costruire il beat e pian piano con Gaia, con Vincenzo, abbiamo cominciato a sviluppare tutto quello che è la top line, il testo, di cosa voleva parlare questa canzone. Le top line sono le melodie. La melodia è molto spesso è la prima cosa che viene scritta quando si lavora su un beat, su una base, magari si butta giù un fake Italian, un testo finto italiano appoggiato in freestyle, diciamo, che poi viene sostituito dal testo vero e proprio. Abbiamo trovato la strofa, abbiamo trovato il pre-chorus e giusto ora abbiamo trovato la melodia del ritornello che andremo poi a scrivere anche testualmente. First step, done. Second step. Adesso facciamo un mini aperitivo, mini ape per i ragazzi che sono arrivati a casa per scrivere, quindi. Prima vivi. Si sta scaldando, brindiamo. Esatto, adesso mi aggrego io e grazie raga perché non è mia mezz'aria. Non è due parole alla esatto, fine, esatto. 8 punti. Ecco qua. Vai. Felice che siete qua, per me non è lavoro e vacanza, io voglio bene. Yeah.